trovati in aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo subito dal satellite, ci fotografa un nord Italia con dei temporali in questa mattinata di giovedì. Temporali dovuti difatti all'inserimento di correnti più umide oceaniche in quota e anche tra virgolette più fresche, che nei prossimi giorni si sostituiranno all'anticiclone nordafricano ancora presente al sud. Quindi attenzione, perché arrivano dei temporali anche sulle zone interne centro-meridionali e la gran calura verrà un po' smorzata, non che arrivi il fresco, però insomma almeno il caldo si farà un po' sopportabile nei prossimi giorni, grazie anche a un rinforzo di venti da nord-ovest e nord-est. Andiamo quindi a vedere la situazione per quanto riguarda venerdì. Vi dicevo di questa blanda zona depressionaria in quota e quindi l'alta pressione verrà un po' insidiata alle spalle da questi temporali che si formeranno specie nel pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica, attenzione anche intensi sull'Appennino centro-settentrionale, ma qualche focolaio temporalesco potrebbero vederlo anche le zone interne di Sardegna, Sicilia, ma poi anche l'alta Puglia e guardate l'Appennino meridionale. Qualche temporale anche su parte del nord a macchia di leopardo, soprattutto nord-est e rilievi montuosi. Però ovviamente non si tratta di maltempo continuo, ma di qualche temporale che dura una mezz'oretta, un paio d'ore e poi schiarite. Andiamo a vedere velocemente il weekend, perché ancora questa blanda zona di bassa pressione favorirà dei temporali nelle ore centrali su Alpi, Prealpi, settori pedemontani del nord e poi lungo la dorsale appenninica, con caldo sì, ma ripeto, moderato. I dettagli maggiori li trovate sul nostro sito web.